La vittoria del no al referendum costituzionale è arrivata a Bruxelles certamente non in attesa, ma ha scatenato comunque molte preoccupazioni. Ci sono alcune reazioni ufficiali nelle quali si dice, come dice il commissario degli affari economici Moscovici, che l'Italia è un grande paese, che comunque saprà reagire, resistere, non ci sarà nessun grave turbamento. I mercati per il momento hanno reagito positivamente, insomma non c'è stato nessun crollo dei mercati. Le borse reggono, si è un po' allargato lo spread, ma insomma anche l'euro aveva perduto qualcosa in mattinata e poi ha recuperato. Però le cose non sono così semplici. Qui a Bruxelles la preoccupazione vera è se l'Italia riuscirà a restare nella moneta unica. L'analisi, detta in due parole, è quella che le forze che stanno diciamo, prendendo piede in Europa e anche in Italia sono forze decisamente contro l'euro, non anti-europeiste, perché per esempio il Movimento 5 Stelle, che è vista come la forza vincente in questo momento in Italia, non è contro l'Europa, ma è contro la moneta unica. E allora molti osservatori, molti analisti, ma anche qualche politico, anche in Germania, si comincia a dire: ma l'Italia resterà nell'euro? Non è un problema di domani, l'uscita dall'euro non è una cosa regolata, non si sa come farla, non si sa come potrebbe accadere. Si dice, alcuni dicono non è proprio possibile, non succederà mai. Fatto sta che le forze che stanno crescendo in Italia sono forze contrarie alla moneta unica, quindi non avrà certamente vita facile questa moneta unica in Italia, il che vuol dire che non avrà vita facile nel resto d'Europa. Altro problema che si è aperto formalmente, diciamo, dopo l'esito del referendum di ieri, è che in Europa non ci sono più governi forti. Nessun governo è saldamente in sella perché in Italia in questo momento non c'è, fra poche ore Renzi si dimetterà, in Spagna c'è un governo sostanzialmente di minoranza, in Gran Bretagna c'è un governo che si sta arrabattando per gestire la Brexit, ma ancora non ha una linea, tra l'altro sono ancora pendenze giudiziarie, insomma è tutto molto in alto mare. In Francia il presidente eletto per la prima volta nella storia dell'ultima Repubblica non si ricandida e ci sono fortissime possibilità che vinca, comunque è possibile, diciamo, che vinca Marine Le Pen. La Germania è il paese che sembra reggere meglio, pur se la forza di opposizione AfD sta molto crescendo e loro proprio chiedono che l'Italia esca dall'euro. Angela Merkel potrebbe tenere, ma insomma, manca un anno alle elezioni, ancora molto incerto. In Polonia, nei paesi dell'est, la tendenza è fortemente critica verso l'Europa. Quindi l'Unione Europea non ha in questo momento strumenti forti per fare le politiche forti delle quali avrebbe bisogno l'Europa, per l'occupazione, per la crescita, per le politiche migratorie e così via. Quindi si apre una fase nuova, molto pericolosa, nella quale non si sa che piega prenderanno le cose, anche perché queste forze nuove che stanno vincendo vari test elettorali in Europa, sono tutte forze che condividono, oltre alla contestazione della vecchia classe dirigente, anche un forte nazionalismo. Non c'è un collegamento tra queste forze politiche e questo crea un problema perché molti guardano al proprio interno convinti di poter risolvere i problemi che ci sono soltanto sulla dimensione nazionale, il che in realtà è molto difficile, se non impossibile.